Il settore delle agenzie di viaggio sarà uno degli ultimi ad uscire dalla crisi. Stiamo chiedendo aiuti specifici che servano alle aziende del comparto per evitare il collasso del sistema. E questo l'allarme lanciato dalla FIAVET, la Federazione delle Agenzie di Viaggio, nel corso dell'audizione presso la Commissione Commercio e Turismo del Senato. Queste le principali richieste dei titolari delle agenzie: l'estensione più a lungo possibile della cassa integrazione in deroga, aiuti a fondo perduto e un fondo strutturale per il turismo che rimetta al centro degli interventi governativi anche la tutela dei consumatori. Il presidente Ivana Jelenic ribadisce con forza: salvare le agenzie significa salvare l'intera filiera del turismo. Anche le agenzie di viaggio oggi sono completamente ferme. Vivono una situazione di grande difficoltà e di grande incertezza, sia per l'oggi che per il futuro. È uno dei comparti maggiormente colpiti che è entrato per primo nella crisi derivata dal Covid. In questo momento non abbiamo ancora indicazioni chiare né su quando si potrà riaprire, né tantomeno su che cosa si potrà fare in termini di programmazione futura. La grande preoccupazione che il nostro comparto sta manifestando è anche la scarsa attenzione che percepisce da parte degli organi governativi e la paura che il comparto possa in qualche modo subire delle conseguenze inevitabili. Il rischio di chiusura è per oltre il 30% delle attività se non ci saranno interventi mirati e soprattutto urgenti. Sul rischio speculazioni e distorsioni del mercato turistico è intervenuto duramente il presidente della FIAVET della Campania Basilicata, Ettore Cucari, che ha messo in guardia i titolari delle agenzie dal rischio di scalate, soprattutto da parte di gruppi stranieri, alle strutture ricettive che potrebbero ulteriormente impoverire il tessuto economico meridionale. Nonostante i proclami del governo nazionale, ha sottolineato Cucari, le aziende non hanno ancora ricevuto i fondi indispensabili per fronteggiare questa drammatica emergenza.